Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati con Tutto Sport. Questa sera abbiamo in studio l'anima e il motore del Santi Nuovo Logno. Ve li presentiamo subito, partiamo subito dal fondatore, Adriano Santi Baraglia. Buonasera Adriano. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a voi per essere qui con noi. Gianluca Giambelli, il motore? Il motore. Del Santi Nuovo Logno, società sportiva che proprio in questi giorni, avete visto il nostro servizio nella telegiornale sabato, ha ricevuto un importante riconoscimento, Stella d'Argento al valore sportivo del CONI. Prima di tutto, che effetto fa avere questo riconoscimento, Adriano? È sempre una grande gioia, dopo tanti anni un riconoscimento simile fa sempre piacere. Tanti anni, perché quando ebbe inizio la vostra avventura, la tua avventura? La mia avventura inizio nel 1979. Quindi siamo quasi al quarantennale, eh? Che io non neanche ero un appassionato di corse. Nel 79 io avevo la mia attività di vendita formaggi, certo, e salumi, e avevo fatto delle magliette pubblicitarie per promuovere il mio lavoro. I miei nipoti di Colico un giorno partecipavano alle camminate e mi hanno detto: zio, perché non ci dai le tue magliette così ti facciamo un po' di pubblicità? Ecco. E da lì nacque nata. Allora io le prime gare non andavo neanche a guardarle, perché era una cosa che a me non interessava. Poi un giorno mio nipote mi fa: ah, ma però ne abbiamo uno che è molto bravo, vieni a vederci zio una volta. E ho cominciato da lì e sono 40 anni, sono fantastico. Adriano Santi Baraglia, lo vedete proprio, lo sentite dalle sue parole, è una persona che cerca di tenere, come si suol dire, un profilo basso, ma in realtà, diciamolo, Gianluca, avete tantissimi iscritti, anche risultati di primo piano. Abbiamo 161 tesserati, per cui direi che diciamo siamo anche, secondo me, una delle società di riferimento della provincia di Sondrio. Certo, e non solo, perché siete proprio a un crocevia, no? Nuovo Logno è punto di incontro fra Valchiavenna, Valtellina, Alto Lario, quindi anche i vostri atleti arrivano da tre territori. Esatto, arrivano da tre territori, dalla Valchiavenna, dall'Alto Lario e dalla Valtellina. Avete avuto, ricordiamo, atleti di spicco che sono nati proprio fra le vostre fila. Certo, uno di questi è Emanuele Amanzi. Poi, per parlare di Deborah Dell'Andrino, che quest'anno è da due anni che poi è ritornata, certo, alla corsa con noi, adesso sta avendo dei buoni risultati nelle categorie master. Ha vinto anche la gara qua a Sondrio, la gara del... Esatto. Non lo so, mi ha mandato un messaggio che... E poi, fra i più recenti talenti scoperti, Adriano Regioni, che adesso per quest'anno è all'Are Castello, nonostante è sempre il nostro atleta, hanno un prestito all'Are Castello e faranno esperienza come professionista, diciamo, quest'anno. Perfetto. E poi da 4-5 anni abbiamo nella nostra scuderia quel grande atleta che è Graziano Zugnoni, conosciuto da tutti. Forse uno degli atleti più vincenti della provincia di Sondrio, se guardiamo tutti i risultati che ha raggiunto in questi anni Graziano. Ecco, però la cosa importante che volevo far emergere in questa puntata, Adriano, è che la vostra società non bada solo al risultato, anzi, per voi è importante il lavoro che fate a livello sociale, giusto? Noi è come una famiglia nostra, è come una famiglia, perché quando ci muoviamo portiamo tavoli, tavolini, affettatrice, e finito le gare ci sediamo e mangiamo tutti assieme in compagnia, genitori, atleti. E questo deriva un po' dal fatto che siete anche, lo diciamo, tutti e due? Alpini. Alpini. Alpini è spirito di corpo. E quindi esce anche quello, no? Sì, esce anche Gianluca. Lo spirito alpino, direi. Tanto tu, insomma, hai anche un DNA. Io ho anche un DNA alpino, direi. Giusto, certo, il papà, sì, è presidente della sezione di Sondrio, per cui diciamo, noi poi, tra tante cose, collaboriamo spesso con gli alpini nelle loro manifestazioni, loro aiutano noi. Diciamo che a livello comunale e non solo comunale c'è una buona sinergia, condividiamo tante esperienze, aiutiamo molte associazioni nelle Bello. Loro organizzazioni, altre associazioni aiutano noi. Questo serve soprattutto per i nostri giovani ad imparare a fare del volontariato, a imparare a lavorare, cose che un domani gli serviranno sicuramente. Diciamo ancora che poi vi siete impegnati in attività davvero di alto livello,
il trail del viandante, per citare un esempio, proprio in questi giorni si è svolto. Si è svolto il 27 maggio con una nuova location. Quest'anno abbiamo cambiato un attimino il format, facendo un percorso unico con partenza da Bellano ed arrivo in Piazza Colico, dove siamo stati accolti da numerose persone. Io ringrazio i comuni attraversati, perché abbiamo attraversato comuni di Bellano, Dervio, Dorio e Colico. Questi comuni sono 5 anni che ci accolgono a braccia aperte e noi continuiamo così. Le loro associazioni ci aiutano durante questo evento nell'organizzazione, fanno le postazioni sul percorso. Avevamo 200 volontari sul percorso. Proprio per tornare al discorso del volontariato, del fatto che per voi è molto importante e anche vitale, no? Durante il trail del viandante poi abbiamo organizzato una camminata per tutte le famiglie, una 7 km che si è disputata sul territorio di Colico, e una parte dell'incasso di questa camminata andrà in beneficenza all'Hauser di Colico. Questo sarà un regalo che il gruppo podistico Santi farà all'Hauser di Colico. Questo per unire sempre volontariato, beneficenza, sport e promozione del territorio. Questo è il nostro scopo. Adriano, gli inizi furono a casa tua, giusto? Ora avete una sede nuova? Ora Comune di Dubino, che ci ha sempre aiutato da quando la prima volta, mi ricordo, al sindaco Gildo De Gianni. Io non avevo mai chiesto niente al Comune, mi ha chiamato, mi fa: Adriano, è ora che te... Ti diamo un contributo. Certo. E da allora tutti gli anni abbiamo il nostro contributo. È sulla vostra sede? Adesso c'è una bellissima sede a Dubino che cercheremo di fare l'inaugurazione, non lo so quando, dobbiamo sistemare un po' di cose. E devo sempre ringraziare qualunque sindaco, certo, abbiamo avuto, ci ha sempre aiutato. C'è stata una continuità nel sostegno da parte del comune. Siamo quasi in chiusura, Adriano. Sì. Guardando a questi quasi 40 anni di attività con il Santi Nuovo Logno, qual è il patrimonio più bello? Allora, la cosa più importante, perché ora ci sono dei miei atleti che erano bambini, sono cresciuti e sono sposati e mi portano i loro bimbi a correre con me. E poi incontro ancora tanta gente adulta che mi dice: Adriano, ciao, io da piccolo venivo a correre con te. Questa è una cosa che a me fa molto piacere. Io non posso ricordarmi, perché, certo, sai, da piccolino lo vedi che è adulto. Però è la più bella ricompensa, sì, la sì. Più bella medaglia. Grazie. Grazie ancora Adriano, grazie Gianluca per essere rimasti con noi, quindi vi auguriamo di procedere su questo passo, visto che si parla di gruppo podistico. Io mi auguro di continuare così per parecchi e parecchi anni. Benissimo. Il gruppo è ben affiatato, il gruppo è pronto a lavorare, è convinto, e spero che si vada avanti per parecchi anni con questa armonia e con questo gruppo sempre forte e pronto a lavorare. Grazie ancora Gianluca, grazie Adriano, noi siamo in chiusura, ci vediamo la settimana prossima con Tutto Sport, non mancate!